Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di Wisława Szymborska, che è una poetessa polacca, la cui biografia, come sempre, potete trovare ovunque, e affrontiamo la sua poesia, affrontiamo in particolare un suo testo dal titolo Disattenzione. Conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova. Questi sono due versi di Wisława Szymborska che vi leggo perché racchiudono, riassumono in due versi appunto grande parte della sua poetica, ovvero l'ironia di Wisława Szymborska e anche la diffidenza nei confronti dell'umano e anche la simpatia. La poesia di Wisława Szymborska è una poesia simpatica, oltre che empatica, è una poesia che ci parla da vicino, che ci riguarda, che noi comprendiamo immediatamente, perché è una poesia in realtà apparentemente semplice, è una poesia che riesce a dire delle cose complesse come quelle che scopriremo con un linguaggio, con un tono confidente e semplice, quasi colloquiale. Anche Pasolini, no? Diceva che essere semplici in poesia in realtà è la meta ultima, è quanto di più difficile, perché per essere semplici bisogna avere dei pensieri molto chiari e per avere dei pensieri molto chiari bisogna evidentemente avere molto pensato. Cosa fa Wisława Szymborska? Con questa sua ironia un po' disperata, raccoglie i frammenti del Novecento, raccoglie il sangue e le lacrime del Novecento, la terra desolata di Eliot, no? Tutti i frammenti eliotiani in particolare, e li riassume, li riguarda da vicino, accogliendo, accettando il reale, la provvisorietà e l'incertezza del reale, e nonostante tutto questo, nonostante la visione dell'incertezza, della provvisorietà, del sangue, delle rovine e dei frammenti, stupendosi della bellezza del mondo, che non è assolutamente un atteggiamento ingenuo, ma è un atteggiamento coraggioso. È l'atteggiamento di chi, nonostante tutto quello che vede, nonostante tutto quello che fa, riesce ad apprezzare, ad ammirare la bellezza che c'è sotto gli occhi tutti i giorni. Il segreto della poesia di Szymborska sta quindi nello stupore, in questa capacità di stupirsi, non ingenua, ma è proprio è una capacità virtuosa, e nella libertà associativa. Wisława Szymborska si permette di essere assolutamente libera quando scrive i suoi versi e quando appunto ci offre la sua visione di questo mondo così formato da un lavorio di talpa e vento. La poesia di Szymborska, perché cito il lavorio di talpa e vento, perché non è, e questo è un altro suo segreto, non è una poesia antropocentrica, basata sulla predominanza umana, è una poesia universale, che accoglie nella sua poetica, Szymborska accoglie nella sua poetica tutto quanto è animato, anche l'apparentemente inanimato che è appunto il vento. È una poesia assolutamente accogliente, che legge e decifra quello che accade alla terra. In questa poesia che sto per leggervi, Wisława Szymborska accusa se stessa di non aver per una giornata, addirittura una giornata, ha avuto attenzione nei confronti della bellezza del mondo. Ascoltiamola e poi dirò altre cose. Disattenzione, nella traduzione di Pietro Marchesani. Ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane come se ciò fosse tutto il dovuto. Inspirazione, espirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per un uso ordinario. Nessun come, perché e da dove è saltato fuori uno così e a che gli servono tanti dettagli in movimento? Ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro, e qui un paragone che mi ha mancato. Uno dopo l'altro avvenivano cambiamenti, perfino nell'ambito ristretto d'un batter d'occhio. Su un tavolo più giovane, da una mano d'un giorno più giovane, il pane di ieri era tagliato diversamente.
Le nuvole erano come non mai e la pioggia era come non mai, poiché dopo tutto cadeva con gocce diverse. La terra girava intorno al proprio asse, ma già in uno spazio lasciato per sempre. È durato 24 ore buone, 1440 minuti di occasioni, 86.400 secondi in visione. Il savoir vivre cosmico, benché taccia sul nostro conto, tuttavia esige qualcosa da noi. Un po' di attenzione, qualche frase di Pascal e una partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote. Avete sentito, no? La Szymborska in questo testo esalta lo stupore. Chiede che proprio il cosmo, l'universo, l'esistenza in sé ci chiede di essere osservata. Il mondo ha bisogno dei nostri occhi, ha bisogno per esistere che noi ci accorgiamo anche dei dettagli, no? Se lo chiede a che cosa servono tutti questi dettagli che sono nel mondo in movimento. E un altro tema forte che c'è in questa poesia è il sentimento del tempo. Szymborska ci dice: facciamo attenzione, perché quello che noi abbiamo perso ieri non tornerà mai più. La stessa fetta di pane sul tavolo è tagliata oggi in un modo diverso da come era tagliata ieri. Allora, la lezione fondamentale, due lezioni fondamentali ci dà Szymborska, ovvero scavalcare il dolore, non rimuoverlo, affrontarlo, vederlo, conoscerlo, ma nello stesso tempo trovare dentro di noi una forza più forte, mi viene in mente una frase di Zorba il Greco di Kazantzakis, dove Zorba a un certo punto viene descritto come qualcuno che sapeva ridere, c'era nella sua anima qualcosa che sapeva ridere della sua stessa anima. Ecco, questo riguarda Wisława Szymborska, questo saper ridere con un'ironia che non è un'ironia appunto superficiale, è un'ironia lieve. Seconda grande lezione che ci dà Wisława Szymborska è appunto quella dell'attenzione, dell'adesione alla concretezza delle cose che bastano per essere amate. Quando noi non abbiamo più bisogno di illusioni nei confronti del mondo e nei confronti degli altri, in quel momento, quando noi guardiamo le cose come stanno e nonostante questo facciamo poesia, in quel momento noi stiamo veramente amando quella persona e veramente amando, se possibile, il mondo.